Ed ecco gli 11 che consigliamo per questa giornata di Fantacalcio, ma andiamo nel dettaglio. Porta. Meret ritorna titolare dopo l'assenza per squalifica. Il suo rendimento è una certezza e l'Udinese, che si sta giocando la salvezza, non dovrebbe rappresentare un problema per la difesa napoletana. Difesa. Fazio. Ranieri, conferenza stampa, ha elogiato il centrale giallorosso. Può prendere un buon voto e può anche portare bonus in questa sfida contro la SPAL. Acerbi, perno della difesa della Lazio. La sfida contro gli attaccanti del Parma non sarà semplice, ma difficilmente sbaglia 2 partite di seguito. Gosens ha scalato le gerarchie trovando più spesso la titolarità. Viene da 2 marcature consecutive, la difesa del Chievo è una delle peggiori. Centrocampo. Çalhanoğlu, un derby può essere deciso da una giocata di un singolo. Il centrocampista, mirato nell'ultimo mese, è in grado di fare una buona partita, con possibilità di bonus. Benassi, ad oggi è ancora il miglior marcatore della Fiorentina. Non segna da diverso tempo e in questa partita i suoi inserimenti senza palla possono essere devastanti. Praet, mente del centrocampo della Sampdoria, con la sua intelligenza tattica e la sua abilità tecnica, può mettere in difficoltà il centrocampo del Sassuolo. Krunic, nell'ultimo periodo il suo appeal fantacalcistico è migliorato e in questa sfida salvezza contro il Frosinone può fare la differenza. C'è la possibilità che mister Andreazzoli lo possa schierare in posizione più avanzata come il trequartista. Attacco. Ciano, il talento della Frosinone sta attraversando un ottimo periodo di forma. Dai suoi piedi partono tutte le azioni offensive e batte tutti i piazzati. Dategli fiducia. Ronaldo, dopo la tripetta in Champions che ha regalato la qualificazione alla Juventus, l'attaccante portoghese è pronto a riprendersi la vetta della classifica dei capocannonieri. Iago Falque sta riacquistando la forma dopo l'infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco. Il Torino e i suoi fantapossessori hanno bisogno delle sue giocate e dei suoi bonus. E riepiloghiamo gli 11 dei consigli per la 28ª giornata. Meret in porta, difesa Gosens, Acerbi, Fazio. Centrocampo Çalhanoğlu, Praet, Krunic, Benassi. Attacco Ciano, Ronaldo, Iago Falque.